Questo purtroppo è quello che mi è successo. Molti di voi sapranno che da un po' di giorni ho iniziato a scrivere alle pagine Instagram maledette. Ora ci sono completamente dentro. Mi succede di tutto, ma dico davvero di tutto. Ma è anche arrivato il momento di reagire con la magia. È arrivato il momento di combattere. Mi è passato, è da un po' di tempo purtroppo che ho avuto questo problema. E per fortuna mi è passato. Tuttavia è arrivato il momento di vendicarci. E una piccola idea di come fare, sapete? Lui, un po' di tempo fa, se vi ricordate, mi aveva detto di andare a cercare la magia. Ho dovuto farlo, Dunis. Sai, non ti stavi muovendo ad imparare la magia che ti ho detto e... non c'è più tempo. Ok, io non so che cosa stia farneticando lì. Lo capirai quando sarà giunto il momento. Intanto muoviti. Trova un modo per contattarmi. Io... ok, so che forse questa cosa vi sembrerà strana. So che forse non vi sembrerà familiare. Ma forse so che cosa intende. E penso che c'entri la magia. E mi sento proprio stupido a dirlo perché... che cosa sto dicendo? Ok, credo di avergli inviato per sbaglio questo segno qua. Beh, gli scorsi giorni, purtroppo, mi è capitato di tutto. E ho ricercato un modo. E l'ho effettivamente ascoltato e ho trovato la magia. E adesso vi faccio vedere, non vi preoccupate. Questa cosa non si è mai vista al mondo, cioè nel senso solamente nei film di Harry Potter. Ma io sono veramente capace di poterlo fare. E adesso in realtà dobbiamo contattare lui con la magia. E vedrete cosa spunterà proprio qui. Adesso farò una magia che si chiama contatto. E mi raccomando, per farla dovete immediatamente lasciare like, iscrivervi al canale e... scrivermi nei commenti, fai altre magie, così io le farò se volete. Con queste magie possono nascere mille nuove avventure che mai prima d'ora ci siamo immaginati. E potremmo davvero combattere contro veri mostri. Diem ex die, facultatem sentiendi, augeoet beneficium penitus didico. Contatto. Lovrio, ci senti? Vi sento. Okay, ci sente. Come ti sei permesso? Vedo che finalmente hai sbloccato il tuo pieno potenziale. Ora forse avrai qualche possibilità di distruggere Ronnie Rodney. Silenzio! Non ti permetterei mai più di farlo. Sai, mi hai fatto veramente male. E sì, ho usato la magia per curarmi. Per fortuna. Vedi? L'ho dovuto fare per forza. Non è vero, sei stupido. Guarda che l'avevo già trovata, me l'avevi detto. Io mi sono messo a cercare, l'ho già trovata. Comunque, ormai è acqua passata quella. Adesso dimmi perché dovrei sconfiggere Ronnie Rodney. Brutto stupido. Non ti sei forse accorto che lui è entrato in casa tua? In realtà è da giorni che ti spia. È sempre lì e... hai un piano di uccidere anche me? Dopo che farà fuori te, ovviamente. Ma io purtroppo non ho la benedizione magica. Solo tu ce l'hai e solo tu puoi sconfiggerlo. Ok, beh, allora... sto per dire che effettivamente questa cosa è completamente strana. Cioè nel senso, sei fuori di testa, stavo per dire. Ma in realtà mi sto rendendo conto che sto facendo vedere a tutti che ho letteralmente aperto una sfera di energia e sto parlando con te, tipo... da una dimensione parallela. Il che effettivamente è un po'... vabbè... cioè, è wow, ok? Forse wow, non esiste un aggettivo per descrivere questa cosa, però wow, ok? La prossima volta che mi colpirai saranno guai anche per te. Ora che per fortuna è una magia. Grazie a te, ovviamente. Ma, ripeto, grazie perché mi hai dato questa possibilità di poter sconfiggere Ronnie Rodney. Mi fa piacere, ma ora ricorda solo una cosa. Hai l'incantesimo di protezione massima. Lo terrà distante per un po', un bel po'. In realtà non so per quanto, ma potrebbe tenerlo molto distante. Hai ragione, devo farlo, sì. Io da qualche parte dovrei avere il libro, ma forse sul telefono che ora sta registrando e quindi non posso prenderlo. Allora, qua ne ho un altro, per fortuna, dove posso leggere tutte le mie magie, tecnicamente. Questo è praticamente il mago che l'ha scritto, mi sono dedicato per tutta la vita allo studio e alla ricerca. Non saprei ricorrere per filo e per segno tutta la strada fatta, ma ciò che è certo è che mi sono sempre basato sul principio molto preciso, senza mai tradirlo. Cioè quello di accettare come valido solo ciò che ho potuto toccare con mano. Così dopo tanti anni mi ritrovo a parlare essenzialmente di energia, partendo dalla fisica subatomica. Cosa? E da tutte le spiegazioni che le ultime scoperte in questo campo
Ma che caspita c'entra, dai, per favore. La fisica quantistica è una cosa veramente difficile. Cosa? Questo mago si sta spiegando la magia con la fisica. Veramente, questa cosa non l'avevo mai sentita. Ovviamente non funziona così, eh. Esperimenti sulle energie con le bacchette a L. Più di 20 anni fa, prima ancora di approfondire le scoperte della fisica, fu assai semplice fare esperimenti di creazione o di potenziamento o annullamento di energie preesistenti. Cosa? Esperimenti che dimostrarono come l'uomo sia in grado di ottenere ciò che vuole purché ci creda fermamente. Ok, siete pronti? Adesso farò l'incantesimo. E sì, sono preoccupato perché se Ronnie Rodney per un qualche motivo riesce a distruggere la mia bolla di protezione, beh, sarà un vero casino. Protego Maxima, Fiant Duri. Repello i nemici. Protego Maxima, Fiant Duri. Repello i nemici. Protego Maxima, Fiant Duri. Repello i nemici. Ok. Tecnicamente ho fatto. Ora avete visto quelle cose che salivano? Io le ho viste bene. Cioè, tecnicamente, adesso se non le vedete nel video probabilmente dovrò andare da uno psichiatra, ma sono abbastanza sicuro che ci siano state. Mi ha scritto, gli ho scritto fatto, molto bene. Questo ti darà un po' di tempo. Ricorda che le bacchette hanno un potere maggiore. Devi trovarla però, non una a caso. Cercala, segui il cuore, ti indicherà la via. E io gli ho scritto, non avrei mai pensato di dirlo, grazie. Allora, devo ammettere che Lovrio Casanova in questo caso mi abbia aiutato, ma io credo che non sia il vero Lovrio Casanova, credo che sia un'entità dell'aldilà che stia cercando di proteggermi, perché appunto quella bolla di energia che avete visto prima era fatta con l'aldilà, cioè letteralmente era diciamo un collegamento con un'altra dimensione e io chissà che magari prima o poi non riesco ad entrare in questa dimensione in un qualche modo, però forse sto sognando troppo in grande. Clicca qui veloce, ma perché pensavo avesse finito con me? 25.000 anni fa l'uomo paleolitico dipendeva dalla caccia per la propria sopravvivenza, dal terrore e dal rispetto per il vento impetuoso, cioè un vento molto forte e potente, il lampo accecante e il torrente scrosciante, l'uomo attribuì di questi elementi uno spirito, trasformandolo in una divinità. Ma che cosa? Un dio che controllava il vento. Nel testo vengono fornite istruzioni precise in merito ai processi alle streghe. Tutto puoi fare, ma mai del male arrecare. Fai quello che vuoi, ma non fare nulla che possa arrecare danno a qualcun altro. Tutto qui. Ok, beh, sono ritornato qua. Credo che lui volesse tipo darmi una sorta di libro che mi potesse spiegare meglio. Va bene, utilizzerò sicuramente queste informazioni per poter capire meglio di che cosa si tratta e poi dopo agire di seguito. Quindi, ovviamente questi video continueranno. E mi raccomando, restate qua, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e lasciate like.